Sono le 16:12 minuti, allora abbiamo detto una sorpresa e allora facciamola questa sorpresa, dai. Eh certo, l'abbiamo raggiunta già sabato telefonicamente perché c'era il debutto a Spoleto e invece quest'oggi sarà al Teatro Verdi di Firenze, signore e signori, Levante! Voilà. Ciao! Ciao, come stai? Bene ragazzi, sono molto contenta, molto molto felice, grazie. Allora, questo caos in teatro che stai portando, raccontaci un po' com'è questo live rispetto magari al precedente tour. È incredibile, allora io l'ho sempre descritto in base a, ovviamente all'allestimento, perché poi la prima data è stata l'altro ieri a Spoleto, come un live molto intimo, molto tra virgolette seduto, meno muscolare. In realtà non riesco a restare ferma, per cui durante la scaletta mi muovo come una pazza e lo vedo che la gente freme, vorrebbe alzarsi alle poltrone e ovviamente può farlo, però devo dire che comunque rimane ancora molto muscolare rispetto al fatto che siamo in teatro. È stato emozionante da matti, è stato bellissimo, è stato intenso, la scenografia era speciale, è uno spettacolo veramente da vedere e di cui sono molto orgogliosa. Bene, senti, c'è una canzone che hai messo in scaletta che ti ha sorpreso per la resa che ha avuto in maniera, non so, atipica proprio sabato? Beh, devo dire che mi ha stupito moltissimo il fatto che in molti abbiano cantato Le Margherite Sono Salve, che è un brano molto molto introspettivo del primo disco e che io non portavo sul palco da tantissimi anni, e forse soltanto il primo anno sono riuscita a portarlo in tour, poi l'ho tolto dalla scaletta per vari motivi e quest'anno invece l'ho rimesso in scaletta e devo dire che la gente l'ha apprezzato tantissimo, l'ha cantato. Mi ha sorpreso molto, sì, mi ha sorpreso. Tu tra l'altro sei reduce anche da un giro all'estero, no? Come è andata? Sì, è andata molto bene, è andato molto bene, è stato molto bello perché sono ritornata ovviamente all'estero nei club più piccoli, sempre strapieni, sempre calorosissimi, tanti erano gli italiani e poi è stato molto bello perché sono riuscita a scendere dal palco in tutte le tappe e a cantare in mezzo ai fan, quindi è stato bello anche il contatto, ritornare un po' in dimensioni più piccine dove si sente veramente la voce di tutti. Ecco, poi tra l'altro sei a Firenze questa sera, domani a Bologna, insomma ti sei scelta Spoleto, Firenze e Bologna come prime tappe, tutte quelle dove c'era più neve. Esatto, freddo atroce, io non so lì a Milano, però veramente c'è un vento davvero siberiano, sai quando dicono al TV sì. Arriverà il vento dalla Siberia, il freddo, ci hanno preso stavolta, è arrivato proprio. Allora grazie mille. Allora buon grazie, concerto ragazzi. In Valena, come che si dice in questi casi? E alla prossima, un abbraccio, grazie. Ciao ciao. Ciao, un bacione a Levante.